Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Sì, diciamo che vi sto assillando con questo kefir. Sto ancora facendo delle prove e adesso farò quest'altro video. Sto, diciamo, perfezionando le mie tecniche per fare questa ricotta. Ricotta, primo sale. Io la chiamerò formagella perché è una via di mezzo. Infatti mi hanno ripresa un mio iscritto, mi ha detto che il primo sale non è così. La ricotta anche mi dicono che la ricotta è quella che si fa dopo. Io la chiamerò formagella, formagella con il kefir. Andiamo a vedere come farla. Eccoci qua, ho preparato 1,5 litri di latte, ne ho messo 1 litro intero e mezzo litro di capra, latte di capra sardo. E ho acceso il fornello sotto la pentola e inizio a farlo scaldare. Qui ho i recipienti, come vedete, le fuscelle, poi ho il kefir intero e il siero di kefir. Io qui voglio usare tutte e due, sia il siero messo da parte che il kefir per intero. Quindi vado a mettere, prima che bolle, quando il latte è caldo, tutto il kefir e adesso ci verso il siero, sono 300 grammi. Ci metto anche il cucchiaino di sale, ma ci andrebbe un cucchiaino e mezzo. Io con il sale ci vado un pochino leggera per via della pressione. Metto qualche goccia di limone per aiutare a cagliare. Diverse ricette mettono gli ingredienti a freddo, alcune invece portano quasi ad ebollizione e poi mettono il siero. Quindi io ho fatto una via di mezzo in questo caso. E devo portare il latte a 95, non a 100 gradi, comunque non deve arrivare a 100 gradi. Quindi, come comincia a bollire, vedete, sta facendo già qualche bolla. Ecco qua. E a questo punto posso spegnere il fornello e coprire. Anche qua ci sono diverse scuole di pensiero, chi dice coprire e lasciare 10 minuti, chi invece parla di 30 minuti, come la mia amica Patrizia Guglielmetti. Io l'ho lasciato 30 minuti e una volta passato il tempo, ecco qua, vado a scolare, a tirar su la cagliata. E la verso dentro i recipienti che ho preparato, dentro la fuscella che ho messo per sollevarla. Vedete, ho messo degli stecchini lunghi così non tocca il fondo e può scolare bene. Questo diciamo che si dice che è il procedimento per il primo sale. La ricotta andrebbe fatta in seguito con questo liquido che rimane, andrebbe aggiunto il latte. Un po' di panna da cucina 100 grammi e poi riportata ad ebollizione di nuovo coprire e poi togliere il caglio, però lo faremo un'altra volta, per adesso ci fermiamo qui. Io sto sperimentando naturalmente tra le varie ricette, prendo un po' qua, un po' là. Quando troverò la ricetta perfetta naturalmente ve lo dirò. Bene, finito di togliere tutto il caglio, io sto facendo un'altra fuscella piccolina, bassa per fare una ricottina per la mia nipotina Sofia. Quindi ne ho fatte due. Metto a scolare anche questa. Il metodo per scolare, vedete voi, io ho trovato questo con gli stecchini, non mi ricordo dove l'ho visto. Che è molto pratico.
rimane la fuscella un pochino alzata così può colare bene tutto il siero. Ed ecco qua le mie formagelle. Una volta le lascio così all'aperto, una volta scolata, ho scolato tutto il siero, le posso girare quindi qualche ora, anche perché sicuramente le mangeremo subito, ma se volete farle stare un pochino di più, le appoggiate in frigo, anche per mezza giornata. Io le preferisco così al naturale, ma se volete, appena calde, possono mettere delle erbette, il peperoncino. Io vedete, l'ho tagliata e ci ho messo il miele dei nostri amici Tiziana ed Andrea, apicoltura Orazzi. E devo dire che è veramente deliziosa questa caciottina con il miele. Bene, amici, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!